Buongiorno a tutti, sono a bordo di una Sea-Trans Cactus con sistema di navigazione, e quindi lo SMEG, chiamato appunto SMEG più o plus come volete. Dunque, ho già messo l'aggiornamento nella chiavetta che vedete qua, che poi metterò in descrizione. Accendiamo schiacciando appunto il tasto il navigatore, lo SMEG, la radio, diciamo. Dopodiché prendiamo la chiave e la mettiamo nel cassetto. Sapete che c'è l'altro portaoggetti, c'è l'altro attacco USB, ovviamente deve essere libero. Dopodiché farà un aggiornamento di controllo del sistema che c'è sulla chiavetta per capire se è il più nuovo o è più vecchio. Se è più vecchio, ovviamente non mi farà aggiornare. Vi dirà appunto che il sistema ha già un aggiornamento più recente. Adesso ci va un attimo. Il contenuto della cartella mi pare che è intorno a un giga e qualcosa, quindi la chiavetta deve essere almeno di 2 giga. Vedo che ogni tanto la chiavetta, eccolo qua, dice aggiornamento software della versione CD 2583 verso versione 26. Lasciare avviato il motore. Dunque, il sistema si deve continuare. Sì, quindi io metto sì. Verifica della compatibilità. Allora, per essere sicuri, mettete la chiave su, girate come per accendere la macchina, ma non accendetela, che rimane, diciamo, il quadro così, in modo che siete tranquilli.
Perfetto, dovrebbe aver finito. Controlliamo un po'. Ah, che palle. Dovrebbe aver finito, controlliamo un po'. Tenendo premuto sugli ingranaggi. Aspettate. Ok. Perfetto, versione 5.4, 5.4 BR8, dell'1.5. Benissimo, l'aggiornamento è finito, ci va una mezz'oretta circa tutta, quindi lasciate la chiave del quadro girato, se non la volete lasciare in moto, e accendete, come ho fatto vedere, l'autoradio all'inizio, una volta accesa poi infilate la chiave nella porta USB. Ciao a tutti, alla prossima!